Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: l'attore e la giornalista hanno dovuto attraversare un terribile periodo di lutto, facendosi forza a vicenda. Ecco cosa è accaduto. Attore e doppiatore lui, giornalista e scrittrice lei. Claudio e Francesca sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e dell'arte. Recentemente hanno dovuto affrontare insieme un tremendo periodo in cui hanno perso un figlio, un lutto difficile da superare. Quando si sono conosciuti, entrambi provenivano da due relazioni terminate da poco. Lui era impegnato sentimentalmente con l'erede di casa Fendi, Delfina delle Tre Fendi, designer di gioielli, dalla quale ha avuto la sua prima figlia, Emma. Lei invece era sposata con Marcello Molfino, con il quale ha tre figli, Emma Angelina, Renato e Greta. Francesca ha conosciuto Claudio nel 2017, ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine tra i due. Senza perdere tempo, a novembre dello stesso anno si sono sposati a Las Vegas, e una volta tornati in Italia hanno celebrato il rito civile a Policoro, città natale della giornalista. Ad oggi vivono come una grande famiglia allargata, amandosi e rispettandosi come se ci fossero dei veri legami di sangue. Come si sono conosciuti? I due hanno raccontato di conoscersi da sempre. Dopo due relazioni terminate, sapevano bene cosa volevano nella loro vita, e hanno trovato da subito una grande sintonia. Ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, al mare a Policoro, in Basilicata, lei ha ballato con me il suo primo lento. Avevo 16 anni, Francesca 11, non ho più scordato quel viso di ragazzina, ha raccontato Claudio. Ci siamo poi incrociati diverse volte, da adulti a Roma, senza mai scambiarci il numero di telefono. Finché ancora a Policoro, nel 2017, dopo un evento teatrale, siamo finalmente usciti a cena. Lei si è mangiata mezzo menù e insieme abbiamo scoperto una familiarità reciproca. Non solo perché ci conosciamo da bambini, ma perché c'è tra noi un legame sotterraneo molto forte, ha aggiunto. Ad oggi i due hanno una bambina, Atena, nata nel 2022, ma prima hanno dovuto affrontare la terribile situazione della perdita di un bambino. La notizia è stata data sui social tramite un post sul profilo IG di Francesca. Una pancia vuota non è solo una pancia vuota, ma è la tua pancia senza di lui. Ha poi raccontato cosa è accaduto durante un'intervista per il Corriere della Sera. Avevamo cercato quel figlio dal primo momento. Avevo fatto tantissime punture di ormoni. Ero anche finita in ospedale più di una volta. Ricordo che quando finalmente il test di gravidanza era risultato positivo, avevo fatto una corsa in cucina da Claudio per gridarglielo. È ancora lì dietro, accanto alle sue foto. Durante un controllo, avevo portato Emma e Greta per conoscere il sesso del fratellino o della sorellina. Ma il ginecologo le ha fatte uscire. C'erano dei problemi. Ho pensato, io lo voglio lo stesso questo figlio. Ma non avevo il coraggio di dirlo a Claudio. Mi sembrava una forzatura. E invece lui mi ha guardato e ha detto, io comunque lo voglio lo stesso. Ricordo il giorno che sono dovuta andare in clinica. Non volevo scendere dal taxi. Quando sono tornata a casa, la sera, ho cercato di essere normale, per i bambini, e mi sono messa a cucinare. Mia madre era salita in fretta e furia dalla Basilicata. Diceva, ma vai a stenderti e a riposare. Il giorno dopo il padre dei miei figli è venuto a prenderli e Claudio mi ha portata sul lago, dove ho pianto per tre giorni.
Per la prima volta mi sono sentita vulnerabile. È un lutto sottovalutato. Come se esistesse un metro del dolore e quello per un figlio mai nato non misurasse abbastanza, ha concluso Francesca, con la voce rotta dell'emozione.